Bella raga, eccoci al secondo giorno di Eversol, quindi iniziamo subito e vediamo che cosa abbiamo scoperto oggi, cosa c'è da sapere di importante, eccetera, eccetera. Andiamo. Allora, prima cosa importante è di sicuramente andare avanti con le task raccomandate, che avremo solo l'inizio, che ci danno un po' di pulline gratis, eccetera, eccetera, un sacco di materiali. Ora, da quello che abbiamo visto nella quarta slot, praticamente ci chiede di fare delle cose abbastanza specifiche, e una di queste è di raggiungere una sola cioè livello 121, e per raggiungere il level cap di 121 significa che un'unità deve essere leggendaria. Quindi cercate di concentrarvi a portare almeno un'unità leggendaria, come ho fatto io con Suni. Chiaramente per portare un'unità da epica a epica più, per quanto riguarda quella epica, appunto, bisogna avere due copie dell'unità, quindi dovete trovare un duplicato o molto semplicemente trovarne una più una di quelle che vi danno gratis. Quindi questo è uno degli obiettivi. L'altra cosa invece molto 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 importante è sempre legato alle unità in sé per sé. E praticamente sempre le missioni delle task vi chiede di portare un oggetto equipaggiato a più 6. Ora, il problema di questa cosa qui è che gli oggetti rari, quelli blu, arrivano massimo, se vedo su chi ho equipaggiato quello raro, arrivano massimo a livello 5 e non può fare il 6, nel senso che io non posso portare questo oggetto a più 6. Quindi dobbiamo per forza livellare un oggetto viola. Il mio consiglio è: non sprecate materiali all'inizio sugli oggetti blu e iniziate a uppare solamente uno viola. Dovreste avere tutti uno viola per forza, perché la storia nel capitolo 5 vi dà un oggetto viola, altrimenti ne avete uno viola sicuramente dal pacchetto shop da 1 euro o qualcosa del genere, ma comunque dovreste tutti avere un pezzo viola appunto dato dal capitolo 5, quindi concentratevi su almeno uno viola per completare quella missione. Cosa importante da fare appena potete è l'Arcanine Palace. Allora, queste è l'Hall of Memories, sono delle specie di dungeon, anzi sono proprio dei dungeon, e vi consiglio di farli. Penso siano i migliori rewarding game sia a livello di pool e sia a livello proprio di risorse, gold, polvere, eccetera, eccetera. Quindi da fare assolutamente, vi consiglio di... E penso sia una volta a settimana, però mi dice giorni rimasti 2, quindi non è il reset della settimana in teoria. Quindi non sono davvero sicuro ogni quanto si resetti, dobbiamo vederlo. A quanto pare forse sarà 4 giorni, vedremo. Ma comunque cercate di fare il dungeon che potete fare il più spesso possibile, perché sono veramente una delle cose migliori a livello di reward, a livello di risorse e pool che ci danno. Un'altra cosa sempre vicino a... E i dungeon sono i labyrinth. Il labyrinth si resetta ogni 2 giorni, quindi in teoria dovremmo poter fare lo stage 2 appena si resetta. Dovrebbe darci l'orario esatto tra 6 ore e 27 minuti. Non lo vedete perché ho la mia faccia qua, ora vi faccio vedere là sotto in basso a sinistra, 6 ore e 27 minuti, e quindi cercate di farlo ogni 2 giorni praticamente, quindi avete un reset ogni 2 giorni. In teoria, quando faremo lo stage 2, dopo il reset si sbloccherà anche lo stage 3 e poi vedremo come va avanti, perché non lo sappiamo. Quindi questa è anche un'altra cosa importantissima. Ricordatevi di fare le vostre 5 arene, almeno quelle gratuite giornaliere, ne avete 5 gratuite ogni giorno. I ticket io al momento non li sto usando perché non mi sembra che abbia senso farmare più del previsto, e l'arena si resetta penso ogni 3 giorni, a vederlo, perché adesso è il primo giorno questo di arena che mi dà, perché il reward dell'arena ci ha dato già ieri, quindi primo giorno, dopo altri 2 giorni sono ogni 3 giorni e vi danno dei coin in base a dove siete arrivati di classifica. Quindi anche qua cercate di farli, insomma, che sono abbastanza utili, perché come abbiamo visto i coin ci permettono di comprare poi altre unità specifiche a scelta che ruotano anche quelle nel negozio. Parlando di risorse, cose da tenere con calma e attenzione sono sicuramente queste cose qui che funzionano a ora. Come vedete, molto spesso il gioco vi dà dei reward che funzionano tipo a ore. Non significa che hanno una scadenza. Grazie per la yayare. F98, lo vedrai nel video se guarderai il video, ma comunque. Allora, non significa che avranno una scadenza, semplicemente significa che questi reward vanno in base a quanto avanti siamo nella storia. Faccio un esempio: se noi andiamo nel nostro capitolo della storia, vediamo che abbiamo un loot che ci viene dato ogni tot ore da fare, quindi ricordatevi anche di fare il quick hunt gratuito, ne avete uno al giorno. Comunque, queste cose che ci arrivano ogni ora aumentano in base a dove siamo nella storia, quindi più avanti andiamo e più reward prendiamo. Ora,
Ovviamente non solo aumentano quei reward, ma aumentano anche i reward che ci arrivano da queste cose che noi abbiamo in inventario. Quindi infatti al momento non ne ho usata neanche una, ma questi reward qui cercate di non utilizzarli e tenerli per più avanti, insomma, perché cioè, diciamo che più avanti andiamo nella storia e più questi reward saranno grossi, ok? Perché 12 ore adesso valgono meno che 12 ore quando siamo più avanti nella storia. Quindi attenzione, cercate di non usarli, a meno che non ne avete veramente bisogno, ma non lo so, fino al capitolo 6 non ne sto avendo mai bisogno, quindi c'è questo. Parlando della casa, di nuovo, ricordatevi di fare le vostre giornaliere in casa, i vostri part-time job, vi danno veramente un sacco di risorse. Ricordate di comprare le strutture che vi sbloccano i part-time job, quindi se non avete i coin per comprarle, aspettate e cercate di prenderli perché sono veramente importanti, vi riempiono di risorse, le potete fare letteralmente ogni ora, ogni mezz'ora, qualsiasi cosa sia in base a quello che è. Cercate sempre di farle, quindi vi ricordo che nel Town Shop date la priorità a queste strutture che vi danno i part-time job. E poi sono ancora indeciso se tenermi i coin per prendere tipo le decorazioni per aumentare di livello la casa più velocemente o aspettare e tenerli per il Fairy Pond, ma probabilmente andrò per le decorazioni perché voglio livellare la casa più velocemente possibile. Per quanto riguarda la casa, altre due cose importanti. Ogni giorno avete tre visite daily nelle case degli altri dove dovete fare delle quest, ok? Ammazzate i nemici, eccetera, eccetera, no? Potete entrare in tre case di amici. Quando entrate nella casa di un amico, gli regalate 10 punti. Gli regalate 10 punti amico, quelli per fare le pull. Praticamente 10 di quelli ve ne danno 100, ok? Con 100 coin amico potete fare una pool da 10 e sarò onesto, sono le pool dove ho trovato più viola in assoluto per ora. Quindi potete entrare nella casa di un amico praticamente 3 volte al giorno e fare questa specie di spedizione. Appena entrate nella casa di un amico, da 10 coin all'amico anche se non completate la quest, credo. Ma comunque fatela perché dà reward anche a voi, sono reward extra, sono gold extra, coin per la casa extra, eccetera, eccetera. Quindi cercate di farlo perché vi dà punti amicizia a voi per le pull e li dà al vostro amico. Stessa cosa vale per quando i vostri amici entrano nella vostra casa, prendete praticamente questi punti amico completamente a gratis. Adesso cerco di farvi vedere dove sono, se riesco a uscire. Ok, allora praticamente se ne andiamo in summon, noi abbiamo la nostra summon con la friendship e potete fare questi coin. Praticamente avete dei coin limitati quando ricevete dagli amici, quando date agli amici i cuori, questo per quanto riguarda la friend list, ma per quanto riguarda la casa non c'è un limite. Quindi se 20 persone vi entrano in casa, quelle sono due pool da 10 per voi e veramente potete trovare tutte le unità anche qua, tutte le solo anche qui, quindi sono veramente utili, ne ho trovate già almeno, credo, 3 o 4 viola qui in 3 pool, quindi veramente sono state le migliori che ho fatto fino ad ora, quindi tanta roba, ricordatevi di fare queste spedizioni e cercate di avere la lista amici piena attiva proprio per queste spedizioni qua. Parlando di pool, abbiamo sbloccato gli artifact col capitolo 4, allora cerchiamo di spiegare molto velocemente che cosa sono gli artifact. Gli artifact sono delle armi specifiche per ogni personaggio. Ogni personaggio ha il suo artifact, quindi quando venite qua vedete che praticamente ogni personaggio ha il suo e questi artifact danno delle stat abbastanza buone perché sono tutte in percentuale. Ce ne sono alcune che scalano di meno e alcune che scalano di più. E ad esempio il crit e la difesa mi sembra scalino di più e anche gli HP, tutte le altre un attimo di meno, ma non è un problema, tanto quelle sono. In ogni caso, quando pullate negli artifact potete scegliere 3 di questi nella wishlist e avete una probabilità maggiore di trovarli e vi assicuro che funziona perché praticamente ho fatto fino ad ora, credo, 20 pull sugli artifact e della wishlist che ne ho cercati penso che li ho trovati praticamente tutti tranne uno fino ad ora, quindi tanta roba. Il mio consiglio per quanto riguarda gli artifact è di prendere almeno un artifact per ogni PG, quindi prendere almeno una copia di ogni singolo artifact, quindi quando ne trovate uno in wishlist cercate anche tutti gli altri, ok? Toglietelo e cercate gli altri e poi potenzierete quelli che siete sicuri di usare, ma intanto il mio consiglio è che con i ticket che vi danno, quindi non spendete ancora gemme perché non ho idea e se è la cosa migliore da fare, non ho idea se ce ne daranno altre in futuro, eccetera, eccetera. Utilizzate i ticket per gli artefatti solamente per cercare la prima copia di ogni artefatto. E poi, per quanto riguarda gli artefatti in sé per sé, gli artefatti vi danno una skill passiva ai vostri PG. Se io vado qua nel menu artifact in basso, come vedete, ce li ho qui. Faccio
Faccio un esempio con l'artefatto di Mephi. L'artefatto di Mephi gli dà praticamente una passiva extra, letteralmente, ma questo lo fanno praticamente tutti, dove potenzia magari un'altra skill che ha, ok? Ovviamente la passiva extra gliela dà solo se lo equipaggi a Mephi, ma tu puoi anche equipaggiare l'artefatto a un altro personaggio, semplicemente gli dà le stat, ma non gli dà la passiva. Per quanto riguarda sempre gli artefatti in sé per sé, possiamo buffarli fino a un massimo di più 10 e ogni volta che facciamo un upgrade aumentano le percentuali, ma questo più 10 può aumentare quando facciamo le ascensioni. Dovrebbero esserci massimo 6 ascensioni, quindi può arrivare fino a Origin come i personaggi anche l'artefatto, e ogni ascensione che facciamo aumenta a livello massimo di 5, quindi questo dovrebbe portarlo a fare tipo più 40 o più 45 di upgrade, sono tantissime stat in più. Gli artefatti penso siano letteralmente il guadagno di stat quasi più alto che abbiamo, ovviamente a pari passo con l'equipaggiamento, perché anche l'equipaggiamento, quando passiamo da blu a viola, esplode letteralmente, fa un power up di statistica incredibile. E mi viene da dire che ci sarà anche un equipaggiamento poi leggendario, Origin, eccetera, eccetera, dove le stat saranno veramente elevate. Parlando di unità, ci stiamo capendo un pochino di più pian piano che andiamo avanti, e posso dirvi più o meno come penso sia meglio muoversi. Penso che la cosa migliore da fare sia avere 3 unità per tipo livellate, ok? E per livellate intendo tiratene su sempre solamente 5 per la sincro, quindi come vedete io ho 5 personaggi livellati e poi ho quelli in sincro. Ora, non ne ho 5 in sincro perché sto facendo dei cambi proprio per i motivi che sto per dirvi, ma comunque quello che vorrei arrivare ad avere sono 3 PG per ogni tipo, chiaramente angeli e demoni esclusi, e di questi 3 PG almeno il tank deve esserci e l'healer è opzionale. Ma comunque il tank almeno dovrebbe esserci, perché il tank è super importante. Più vi dura il tank, meglio è. Infatti adesso, fortunatamente, nelle pool di oggi ho trovato diverse unità. Ho trovato Cherry, Rebecca me l'ha data la storia, ho trovato Flynn, ho trovato Nicole, e non lo so. Ok, ho trovato Petra, insomma ne ho trovate un pochino, ho fatto su unità leggendaria. E vi consiglio di portarvi su un tank per ogni tipo. Al momento Suni, Petra mi fanno da tank per quanto riguarda Undead Beast, e poi ho Claw che ci regalano per quanto riguarda le fate, e mi manca ancora il tank umano, che vabbè, ma comunque il tank per me va sempre livellato, almeno un DPS e poi l'healer se ce l'avete. Questo penso sia il miglior modo di muoversi, a meno che non avete in mente qualche combo, d'accordo? Vi faccio un esempio. Violet, anche se è undead, scala benissimo con tutti i personaggi che mettono dot, perché fa danno in base a quanti dot hanno gli avversari. Ora, quali PG hanno i dot? Chiaramente lo sto scoprendo pian piano che li ho, ma comunque faccio un esempio. Rebecca, che vi regalano, mette un dot, mette poison. Mentre, ad esempio, c'è Sherry, che però è umano e mette bruciatura. Quindi io, a prescindere, so che non farò un team full undead, non succederà mai, perché è difficile che ho bisogno di un team di un solo tipo, almeno per ora non ho visto mai un caso dove mi serve un team intero di un tipo solo. Quindi probabilmente Sherry come DPS umano andrà molto bene con Rebecca e andrà molto bene con Violet, ma siccome ho già due undead qua, molto probabilmente il mio terzo undead sarà Petra che mi fa da tank, e quindi sono già 4 unità, e la quinta unità sarebbe un altro umano. Questo chiaramente nel caso io utilizzo un team undead umano, ok? Però se riuscite a iniziare a capire che cosa fanno le skill dei vari personaggi e come metterle insieme, tanta roba. Per quanto riguarda unità che ho, che secondo me, pian piano che le vedo, sono veramente forti, sono Suni. Suni penso sia quasi il best tank del gioco. E devo testare ancora Petra, però Suni a mani basse penso sia veramente forte. Talia credo abbia la miglior ultimate del gioco. Vi rigenera mana, quindi skillate più velocemente, rigenera HP, fa danno e ovviamente ai danni, è fuori di testa. Talia è super super forte. E non sottovalutate Mephi, Mephi mi sta solo carriando quasi tutti gli stage, ma comunque in sé per sé ho visto che la cosa più importante di tutte è cercare di prendere le debolezze, d'accordo? Cioè, rispettare gli avversari, quindi se gli avversari sono undead avrò bisogno delle fate, se gli avversari sono bestie avrò bisogno degli umani. Rispettate questa roba qua, che è la cosa che conta di più, perché vi faccio un esempio. Nello stage 5.35, esempio, ero 20.000 sotto di combat score, ce l'ho fatta lo stesso perché ho uno
So cosa fanno le mie ultimate e le mie skill, quindi sono riuscito a capire che cosa fare prima, dopo, eccetera. Ma la cosa più importante, ho rispettato le debolezze degli avversari e quindi mi ha carryato. Quindi state molto attenti, imparatevi bene la rotazione. Quindi gli umani battono le bestie battono le fate battono gli undead e gli undead battono gli umani. Questa roba è super importante, tenetevela molto in mente. E niente, direi che per il day 2 di Eversoul è tutto. Chiaramente adesso che passerete 2 giorni, sbloccheremo il prossimo, e non il prossimo dungeon, ma il prossimo labirinto, quindi vedremo se avremo cosa da dire sotto quell'aspetto lì. Livellate la casa, livellate le unità, utilizzate bene le vostre sincro. Attenzione con le sincro che, purtroppo, il sistema sincro è molto lento, perché quando togliete un PG da una sincro che avete già qui, passano più di 24 ore. Non so se sono 24, mi sa che sono più di 24, perché io è letteralmente da ieri notte che ho tolto questa unità e ora oggi ne ho tolto un'altra, quindi penso siano 24 o 30 ore, qualcosa del genere. Quindi pensate molto bene a chi mettere nelle sincro, stateci attenti perché passa un sacco di tempo, quindi occhio a questo e stateci molto attenti. Altra ultima cosa, e poi direi che per il day 2 abbiamo finito, è la gilda. Il sistema di level up della gilda è molto 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 lento, quindi chi sta aspettando di entrare in gilda abbiate pazienza. Ogni volta che livelliamo prendiamo degli spot in gilda, credo, spero, ok? Adesso io credo che domani riusciamo a fare un altro livello, se non sbaglio, perché praticamente completando daily e weekly salgono i punti di gilda e ovviamente adesso abbiamo preso altre 5 persone, domani 10 persone attive che giocano riusciranno a portare la gilda a livello 3. Pian piano che la gilda sale, vi prenderemo. Vi ricordo che il nome della gilda Italia. Vi tengo aggiornati sulla gilda su Discord oppure in live su Twitch. Trovate tutti i link in descrizione. E per il resto, per il video di oggi è tutto. Spero che vi siano utili. Continuerò a fare queste daily finché ce n'è bisogno, insomma, e finché scopriamo cose. Più avanti, quando andiamo a gioco inoltrato, insomma, tipo mid-end game, inizieremo a parlare più di unità, comp, il tempo che la gente pulla, eccetera, eccetera. Quindi vedremo un po'. Per il resto, vi consiglio prideway.gg come sito di riferimento, vi metto anche quello in descrizione. E noi ci vediamo a domani per il terzo giorno di Eversoul. Bella!